Siamo in provincia di Alessandria, a Mirabello Monferrato. Gianni Solare lavora in un'azienda multinazionale e nel tempo libero è sempre in viaggio con la sua moto. Nel 2013 un brutto incidente rischia di costringerlo a rinunciare a questa sua grande passione. L'incidente è accaduto il 1 settembre 2013, era una domenica. Con i ragazzi con cui usciamo in moto, siamo andati alle cascate del Toce. Viaggio l'andata tutto bello, poi praticamente il ritorno ero l'ultimo di 12 moto, una macchina mi è venuta addosso. Gianni si rende conto subito che quella caduta non è come tutte le altre. L'elisoccorso lo porta all'ospedale maggiore di Novara, ma nonostante il pronto intervento, i medici non riescono a salvargli la gamba. La riabilitazione l'ho fatta al centro protesi di Vigorso di Burio. Mi sono rivolto all'INAIL nonostante non sia successo sul lavoro, perché comunque in Italia è uno dei centri più specializzati su questi interventi, diciamo così. E non è, anche perché comunque so che dall'estero vengono qui. All'inizio diciamo che è stata un po' così, perché forse non accetti quello che ti è successo, però tu ti affidi a loro e praticamente affidi il tuo corpo e loro automaticamente ti riabilitano nel miglior modo possibile. Dopo la riabilitazione Gianni non vede l'ora di rimontare sulle due ruote. Il tempo di procurarsi una moto custom e di farsela adattare secondo le sue nuove esigenze. Il primo viaggio che ho fatto, mi ricordo che ero ancora in ospedale quando già stavo programmando il viaggio, è stato a Capo Nord. Bellissimo, 23 giorni, un'esperienza indimenticabile su una moto bellissima, con questo meccanismo che praticamente mi ha dato l'opportunità e la possibilità di viaggiare ancora in moto senza avere alcun problema. La passione per le due ruote non si limita ai viaggi. Gianni nutre infatti una grande ammirazione per Valentino Rossi, tanto da aver personalizzato l'invaso della protesi con una sua maglietta. Il campione, per ringraziarlo, gli ha fatto dono di una pubblicazione con dedica. La prima volta lì in Norvegia, ogni anno è stata una conquista, ho cercato quasi tutti i giorni di alzare l'asticella di questi traguardi. Noi dobbiamo sempre cercare di migliorare, sempre, giorno dopo giorno. Se sei arrivato lì puoi anche fare di più di quello che hai fatto ieri. Non credo che nella mia vita sia cambiato nulla. Il viaggio a Capo Nord di ben 12.000 chilometri ha rappresentato per Gianni una sfida ai propri limiti, ma soprattutto un ringraziamento al centro protesi INAIL di Budrio, che lo ha rimesso in piedi in 20 giorni.